Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Pfizer ha previsto per il 2024 vendite che potrebbero essere inferiori di 5 miliardi di dollari rispetto alle aspettative di Wall Street. Una mossa che, secondo i massimi dirigenti, fornisce una visione più affidabile dell'attività Covid-19 rispetto a quella di quest'anno, portando le azioni ai minimi di 10 anni. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha iniziato a sostituire i principali membri del gabinetto mentre lottava per controllare i danni di uno dei più grandi scandali che il suo partito al governo ha affrontato negli ultimi decenni. Il segretario di gabinetto e il ministro dell'industria sono stati tra coloro che hanno annunciato le loro dimissioni. Il dollaro è sceso a un nuovo minimo di 4 mesi dopo che le ultime proiezioni economiche della Federal Reserve hanno indicato che il ciclo di rialzi dei tassi di interesse è terminato e che i costi dei prestiti saranno più bassi nel 2024. Il dollaro statunitense è sceso dello 0,6% contro lo yen giapponese nell'ultima sessione di trading. L'indicatore stocastico sta dando un segnale buy. La coppia Bitcoin-dollaro statunitense ha guadagnato lo 0,2% nell'ultima sessione dopo aver aumentato fino all'1,1% durante la sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. L'oro ha avuto un leggero aumento dello 0,1% rispetto al dollaro statunitense nell'ultima sessione. Il segnale buy dell'Ultimate Oscillator è in linea con la nostra analisi tecnica generale. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense è salita alle stelle del 2,5% nell'ultima sessione. L'Ultimate Oscillator sta dando un segnale buy. L'indice dei prezzi al consumo della Francia sarà rilasciato alle 7.45 GMT. La fiducia dei consumatori di JFK del Regno Unito alle 00.01 GMT. La bilancia commerciale dell'Unione Economica e Monetaria alle 10.00 GMT. La produzione industriale degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 14.15 GMT. Jibun Bank Services PMI del Giappone alle 00.30 GMT. Jibun Bank Manufacturing PMI del Giappone alle 00.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.